Siamo qui al Teatro Verdi di Firenze, uno dei teatri più importanti della città toscana, per presentare quella che è la collezione finale dei ragazzi del terzo anno del corso di laurea in Fashion Design della Lava di Firenze. Oggi vedremo i 22 studenti del terzo anno di moda presentare la propria collezione, formata da diversi outfit. Ci sarà anche una sfilata digitale tutta in 3D, ci sarà una performance iniziale, quindi uno spettacolo che si preannuncia veramente interessante. Il lavoro nasce da tutti i docenti del Dipartimento di Fashion Design, con la collaborazione degli altri dipartimenti, quello di Cinema e Audiovisivi, quello di Fotografia e di Graphic Design. È un momento dove i ragazzi possono comunque dialogare, entrare in sinergia con la parte esterna, cioè tutte le aziende che collaborano con noi, e per noi è un momento molto importante, perché comunque la formazione è importante all'interno di un percorso universitario, ma bisogna anche preparare i nostri studenti a entrare nel mondo del lavoro dalla porta principale, e questo è un trend union che consente, insomma, di esaltare il lavoro durante l'anno. Non avrei mai creduto che questa scuola mi offrisse questo bagaglio culturale che ho adesso, all'ultimo anno. Senza di lei non avrei mai veramente raggiunto alcuni obiettivi, anche personali, al di fuori della scuola. Mi ha formato molto e quindi assolutamente sono contentissimo. Firenze per me ha avuto un grandissimo ruolo. Quando passeggi per Firenze ti giri e vedi arte, vedi storia, e questo mi ha influenzato molto, mi ha ispirato molto. Arte che ho voluto inserire appunto anche nella mia collezione, proprio perché ho fatto dipingere un tessuto a mano da un artista che conosco. Questo stile è un po' mix occidentale e orientale. Questo è Prissy con giacca, poi questo è un tessuto stampato cinese. Vorrei rompere le barriere culturali occidentale e orientale. Voglio aggiungere l'armonia e dargli un impatto visivo. Sono partita dal concerto di Zef e di Diane Ward, soprattutto legandomi alla figura di Yolandi, quindi una lolita ipersessualizzata in un momento in cui il gender fluid spopola, e quindi si torna al concetto di controtendenza. Mi sono concentrata sul tema dell'ambiente, quindi sulla parte comunque ambientale, che in questo momento ha preso tanto campo in tutti, insomma, gli aspetti. È stata una grande crescita, soprattutto a livello umano. Penso che abbiamo imparato ad essere molto più umili, a fare tante docce di umiltà e ad imparare a collaborare con persone diverse. La serata è stata indubbiamente indimenticabile, sono stati tutti bravissimi, il corpo docenti ma anche gli studenti e anche i vestieristi stessi, che hanno contribuito a portare a termine tutto il lavoro.